Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Allora, qui si parla di riposo, qui si parla di avere diritto a un po' di riposo, e però poi questo riposo viene negato. Come funziona questa storia? Cioè, questi vengono in disparte, però poi si mettono a lavorare più di prima. Questo è un tempo in cui uno spera di avere riposo, no? Cioè, anche questo caldo, no? Queste cose qua, uno spera di avere ristoro. Ma qui, in questa parola, nella liturgia di oggi, c'è una chiave essenziale, molto importante per poter capire tante sofferenze della nostra vita e tanta mancanza di pienezza. La seconda lettura parla di una pienezza, di una pace, di un abbattimento di inimicizia. Come si fa ad arrivare a questa condizione? C'è una strada. La prima lettura parla dei pastori che fanno perire il proprio popolo. Geremia rimprovera sulla, anche sulla falsa riga di un altro capitolo che è nel profeta Ezechiele, che è un capitolo terribile, che parla contro i pastori di Israele, ed è una chiamata molto seria a questi pastori. Però poi invece nel Vangelo compaiono queste pecore senza pastore di cui Cristo ha compassione. Qual è la cosa? Il punto è che ci stanno le pecore di mezzo in questa liturgia. Pecore sono animali un po' strani, cioè non vivono se non sono pascolate, cioè non possono sopravvivere senza qualcuno che se ne occupa. Curioso, un caso di necessità della presenza umana piuttosto notevole, ed è un paradigma scelto in vari punti dei Vangeli e in vari punti delle scritture per parlare di noi. E infatti noi abbiamo ricordato quel salmo con cui ogni mattina chi prega con il breviario, chi prega con il salterio, che non è un ballo laziale, è l'insieme dei salmi ordinati nella distribuzione delle quattro settimane. Ecco, comincia la liturgia con il cosiddetto invitatorio, che è il salmo con cui dobbiamo cominciare. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il cuore come a Meriba, come il giorno di massa nel deserto dove vi tentarono i vostri padri, vi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. E prima ancora dice: venite, adoriamo, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati, egli il nostro Dio, noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Cioè, il popolo di Israele è paragonato molto spesso ad un gregge. Come funziona questa storia delle pecore, del gregge che noi saremmo? Il buon pastore, Cristo, le prime iscrizioni, le prime rappresentazioni artistiche dei paleocristiani del primo, secondo, terzo secolo presentano Cristo come buon pastore. Ecco, come funziona? Una pecora ha bisogno di aiuto, ha bisogno di un pastore, non sopravvive se non ha un pastore. E questa duplice realtà, allora la prima cosa è questa, cioè noi molto spesso nella vita soffriamo perché non accettiamo questa dimensione. Anche noi siamo pecore che hanno bisogno del pastore, anche noi abbiamo bisogno di essere pascolati. Questo delirio novecentesco dell'autonomia umana, no? Questa delirio del superuomo, di Nietzsche, tutte queste stupidaggini qua che ci hanno portato a un secolo di violenze, che è stato il Novecento, un secolo di guerre spaventose. La prima guerra mondiale fu la più terribile, con tutte le cose chimiche, terribile, una tortura per l'umanità, milioni di persone uccise in nome di una assolutizzazione del pensiero umano. In nome di ideologie vengono poi portate avanti, perpetrate cose pazzesche in Russia, il marxismo ha fatto cose allucinanti. Perché?
perché il delirio antropologico dell'Ottocento si è risolto poi nella tortura del Novecento, cioè questa cosa di pensare che l'uomo è autonomo, gli basta la sua ragione per spiegare tutto, con la ragione spieghi tutto, ma che dici? Ma non è vero per niente, ci sono miliardi di cose che non spieghiamo con la nostra ragione. La scienza in realtà poi nei primi del Novecento, con Einstein e gli altri, diventa molto più umile, molto più relativa, molto più conscia dei propri limiti. Accettare i limiti è fondamentale nella vita, c'è chi deve rifiutarli, c'è chi ha vinto, l'Eurofestival ha vinto quello che non prende mai il treno perché non è binario, no? Cioè, Ermono Rotaia ha vinto con la canzone No Limits, No Limits, ecco, cioè niente limiti. I limiti sono reali nella vita, no? Senza limiti non campi, anzi, in psicologia si dice che proprio una delle maturazioni fondamentali è la metabolizzazione, la valorizzazione dei propri limiti, cioè i limiti sono fondamentali. Per un pittore, per dipingere, prima deve sapere qual è lo spazio, la cornice è lo spazio, ecco, questo è lo spazio per dipingere, allora da quello verrà il quadro. Senza limiti non c'è identità, se non c'hai confini non c'hai un territorio. Se tu dici l'Italia, allora disegni lo stivale, ma quella non è l'Italia, è lì dove l'Italia finisce. Ma per capire l'Italia devi capire dove finisce, devi capire i confini, cioè i termini. Nella vita è fondamentale accettare di essere limitati, accettare di non essere autonomi. Noi abbiamo bisogno di aiuto. Chi pensa di perseguire questo perfezionismo criminale, questa cosa qui di dover a tutti i costi anche mettere nel cuore dei bambini questa cosa, loro devono stare in piedi da soli, ma ci avranno sempre bisogno d'aiuto, e questa cosa li lancerà verso un ideale di vita schiacciante, opprimente. Non gliela fai da solo ed è normale che non gliela fai, hai sempre bisogno d'aiuto. C'è chi logicamente scivola poi nel vittimismo a questo punto, per cui alla fine pretende e non prende quello spazio anche di maturità che richiede anche la tua cosa, non è che gli altri devono fare tutto, però c'è bisogno di essere guidati. Farsi guidare ci dà un fastidio cane proprio, non sopportiamo. Perché la gente non prega? Perché non accoglie di mettersi davanti a uno più grande, perché c'è niente da fare, abbiamo troppa invidia per accettare che ci sia uno più grande di noi. Accettare di stare di fronte, abbiamo necessità di pregare, abbiamo necessità di chiedere aiuto, abbiamo necessità di fare i conti con gli altri. Gli altri sono assolutamente necessari. Ci sono quelli a cui non puoi fare una critica, ci sono quelli a cui non puoi contrapporre niente, non li puoi contraddire mai. Quelli che non accettano di mettersi in discussione sono le mentalità rigide, sono i più pericolosi. Cioè sarebbe tu zio che dovrebbe ammettere di aver bisogno d'aiuto, invece niente. Oh, prima di chiedere aiuto schiatti, preferisci provare ad arrivare all'estremo, lo stai morendo, scusate, ecco, finalmente gli aiuto. Poi magari quel giorno l'altro non c'è sta, cioè voglio dire, era disponibile prima, l'hai esasperato con la tua autonomia, che no, faccio da solo, è una delle prime cose che fanno i bambini, faccio io, ti rubano il cucchiaio dalla mano e iniziano a tirare col cucchiaio e a ripittare la cucina, no? con la minestra. Ecco, qual è il punto? Abbiamo bisogno di aiuto, siamo pecore e se siamo senza pastore andiamo proprio allo sfascio, anche perché c'è una realtà, senza pastore non sei mai veramente, cioè se non te pascola Dio te pascola un idolo, se non chiedi la vita a Dio la chiedi a una cosa piccola, spesso più piccola di te, spesso che devi fabbricare tu un idolo, cioè che ne so, a quello che gli altri pensano di te, allora vivi per quello che gli altri pensano di te, oppure per i soldi che te li devi guadagnare, non sono loro che salvano te, ma tu che salvi loro, anzi che risparmi loro. Save in inglese vuol dire sia risparmiare che salvare, interessante, no? Ecco, chi te salva a te? Te salva, che ne so, il possesso, te salva la cultura, te salva il prestigio, l'opinione che gli altri ti sono fatti di te, te salva questo, figlio mio stai messo proprio male. Queste sono cose che muoiono con te. Dio è oltre la morte, Dio è più grande di te, Dio ti può dare la vita eterna, è un altro paio di maniche. Però è interessante, questa è la prima fase nella vita, prima fase della struttura spirituale, accettare di aver bisogno di essere guidati, lasciarsi guidare. Infatti dice San Paolo, coloro che sono guidati dallo Spirito Santo, costoro sono figli di Dio, cioè implica questa condizione di essere discepoli e di farsi portare dallo Spirito Santo. Se non ti fai portare dallo Spirito Santo, se fai tutto solamente quando ti sembra logico a te,
la tua salvezza è piccola quanto la tua capoccia, prenditi un metro da sarto, misurati quanto hai di cappello, eppure pensa, con quei 47 centimetri dovrai salvare tutta la tua vita. Guarda tua moglie, non c'entra lì dentro, infatti non la capisci, infatti non riesci a starci insieme bene, perché è più grande di te quello che Dio deve fare fra te e lei, e via dicendo. Questa è la prima fase, accettare uno stato di dipendenza da Dio. Per questo il popolo viene portato a crescere nel deserto, dove non c'è niente, dove vivi se Dio provvede, e questa è la nostra vita, la nostra verità. Viviamo se Dio provvede, vediamo se Dio ci aiuta. Io ho dovuto accettare, no, negli ultimi anni della mia vita, la debolezza e una quantità di malattie che mi costringono a non essere più forte, l'energico che era un tempo. Non ce l'ho più certe cose, non la faccio più, sono proprio una pasta frolla. Ecco, e allora le cose le deve fare Dio, e vanno molto meglio. Quando le fa Lui le fa molto meglio, sono molto più interessanti, molto più sorprendenti. Bene, però questa è una fase. Poi c'è un'altra fase, quella in cui ti rendi conto che il momento più bello della vita è quando pascoli qualcuno, è quando ti occupi di qualcuno. Perché qui, vedete, c'è sta Gesù che dice, erano infatti molti quelli che andavano e venivano, non avevano neanche il tempo di mangiare. Mazza. Poi vanno per riposarsi, sceso la barca, vede una grande folla ed ebbe compassione perché erano pecore come pecore senza pastori, e si mise loro a insegnare molte cose. Ma come, se andava a riposare, mo se magna, mo qui Francia o Spagna si magna, insomma una cosa di questo genere. E niente, adesso si mette a insegnare, gli ha acchiappato. Quando è che uno vive sta cosa? Quando è che uno si dimentica di magnare, si dimentica di riposarsi? Quando te nasce un bambino, quando nasce un figlio, gli vuoi talmente bene che il tuo riposo è secondario al suo benessere. Quando vuoi bene qualcuno, quando è che passi una notte al pronto soccorso a aspettare che tuo fratello ti dicono se salva o no, fai avanti e indietro tutta la notte e reggi, e non hai magnato e non hai dormito, e poi quando esce fuori e ti dicono che si è salvato, che è andata bene l'operazione, che non ci rimane, che ne so, non rimarrà decurtato dall'incidente che ha vissuto, allora quel giorno è tuo fratello 8 volte di più, gli vuoi ancora più bene, hai scoperto quanto gli vuoi bene, quanto la tua vita senza di lui sarebbe terribile. Ecco, quel giorno ti dimentichi di mangiare, quel giorno ti dimentichi di cosa, quando ami qualcuno ti dimentichi di occuparti di te stesso, vinci sul tuo ego, scavalchi questo muro inarrivabile. C'è un salmo che dice, con te scavalcherò il muro, e Santa Teresa d'Avila dice, cos'è questo muro? È il mio ego. Non lo scavalco mai, solamente l'amore mi fa scavalcare questo muro, mi fa essere più forte delle mie esigenze, mi fa dimenticare che io ho una serie di priorità mie, di cose mie. Ecco, quando è che uno va oltre le regole, va oltre il dovuto, va oltre i propri diritti? Quando ama. E infatti quello lì, sulla croce, è andato oltre i diritti, è andato oltre la giustizia. Non ha fatto ciò che era giusto, non è che ci ha cucinato come ci meritavamo, ci ha fulminato. Adesso guarda, vedrai come ti abbrustolisco con un bel fulmine, zot, visto che lo me va, cioè, se il Signore ci trattasse secondo giustizia, nessuno di noi potrebbe stare qua a celebrare questa santa liturgia. Nessuno di noi, se trattato secondo i suoi peccati, secondo quello che si merita, avrebbe diritto a ricevere una parola di misericordia, qual è quella che la Chiesa sempre ci rivolge nella liturgia. Nessuno di noi potrebbe avere accesso alla grazia se dovesse essere una questione di merito. Con noi il Signore sempre bypassa tutte le regole e ci vuole bene malgrado noi, malgrado quello che ci meritiamo. Ecco, Cristo, che non ha ritenuto un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, dice la lettera ai Filippesi, ma si è spogliato della sua divinità per venircela a donare a noi. Perché noi viviamo secondo... cosa è vivere secondo Lui? Quella cosa che diceva la seconda lettura. Vivere secondo l'amore, cioè ricevere quell'amore dove tu te dimentichi di te stesso e trovi l'energia per fare cose che niente... Quante volte uno trova le energie per fare cose che dici no, questa non gliela posso fare, e poi trovi le energie per farla. Perché? Perché vuoi bene a qualcuno, perché c'è qualcuno che ti è caro, perché forse c'è una cosa bella che puoi fare per il Signore, per la Chiesa, per le persone. Ecco, questo è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dà questo tipo di attitudine, che è amore, che non tiene conto del male ricevuto, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, e che affronta pure la morte, perché è più forte della morte, cioè è lo Spirito Santo, è eternità che ti entra dentro. Ecco, allora qui ci stanno due cose da accettare. Primo, essere pecore. Secondo, essere pastori. Tutti siamo sia pecore che pastori. Tutti abbiamo qualcuno che
sarà il regalo che abbiamo per poterci trascendere, per diventare, per sfoderare la nostra bellezza. Le persone che Dio ti ha messo accanto non sono un impiccio, non sono una noia, non sono un peso, non sono un lavoro, sono la tua occasione per entrare nella gloria, per entrare nelle cose belle. Tuo figlio è la tua occasione per trascendere, per essere padre, per essere madre, per trascenderti, per amare una buona volta nella vita, sul serio, per dare gratuitamente senza chiedere niente in cambio, senza passare il conto come facciamo noi, che sempre presentiamo il conto delle cose che abbiamo fatto. Allora non le hai fatte per amore, le hai fatte in vista di un guadagno, le hai fatte per una rivendicazione. Quanta gente che fa una virgola, una briciola e poi sta a vantarsene tutta la vita, passa tutto il tempo a fare la colletta dei ringraziamenti. Ecco, il Signore ci dia la forza per essere pastori. Da dove si prende? Dall'esserci fatti pascolare dal Signore. Vedendo come ti vuole bene il Signore, allora tu impari come si vuole bene. Vedendo la gratuità impari la gratuità, vedendo la grazia impari la grazia, vedendo il bene impari il bene. Ecco, lasciatevi amare questa settimana, lasciatevi pascolare dal Signore, chiedete aiuto a Lui, non siate assolutizzanti delle vostre ipotesi, delle vostre opinioni. Lasciatevi mettere in discussione, lasciatevi contestare la parola di Dio. La parola di Dio, quando l'ascolto, mi deve sempre contestare, mi deve sempre contraddire, mi deve sempre far dire: hai bisogno di me, non ce la fai da solo. Quanto fa rabbia, perché uno ha questo orgoglio che è una cosa terribile. Quanta vita abbiamo perso per l'orgoglio, quante cose abbiamo fatto male perché non abbiamo chiesto aiuto, perché non abbiamo imparato da qualcun altro, perché non ci siamo messi alla scuola del bene per apprendere. Che il Signore ci dia una settimana dove viviamo da pecore e impariamo l'arte di fare i pastori e sfruttiamo l'occasione che avremo per trascenderci, per passare oltre quel muro che è il nostro ego, che è la nostra gabbia, quel muro. Perché il nostro ego è una gabbia? Perché è l'autoprotezione, è la forma di garantirci la sicurezza. Se io mi occupo di me stesso, starò meglio. Falso. Se ti occupi di te stesso, muori solo e sperimenti l'asfissia della solitudine. L'asfissia della solitudine la vince solo l'amore, non la compagnia sfusa così. Vai a una festa e ti senti più solo ancora. Ma che te pensi? Lo Spirito Santo è la vera chiave per vivere la felicità. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.